Credo che oggi il ruolo del paziente sia innegabilmente fondamentale per tutto il sistema e come farmindustria in particolare credo che abbiamo due grandi motivi per collaborare. Il primo è sensibilizzare sia l'opinione pubblica che le istituzioni nel rispetto dei ruoli reciproci dell'importanza di conoscere a fondo la malattia e soprattutto di ascoltare la voce dei pazienti. Come secondo problema o opportunità per noi, io credo che ci sia, sempre come dicevo nel rispetto dei ruoli, un ruolo fondamentale, quello di creare sinergie, perché il sistema oggi ha bisogno di più attori seduti insieme per far sì che il farmaco giusto arrivi al paziente giusto, nel migliore dei modi, rispettando appunto quelle che sono le esigenze dei pazienti. Credo che sia fondamentale diffondere quello che è un codice di comportamento che, come dicevo prima, vive del rispetto dei ruoli e di quelle che sono in realtà poi gli obiettivi che come associazione ci diamo. Per cui continuamente noi parliamo del rispetto dell'eticità e credo che sia importante capire e conoscere anche quali sono le vostre esigenze da quel punto di vista. Di fatto è uno scambio continuo, è uno scambio di informazioni che ci consente da un lato di migliorare i nostri comportamenti e dall'altro di conoscere anche quali sono le vostre esigenze. Solamente, come dicevo inizialmente, da questa sinergia può nascere un futuro migliore per i pazienti. Noi siamo stati vicini a Upati sin dal primo momento. Oggi ci troviamo qui a consegnare questi diplomi dopo il secondo anno e certamente non vedo motivi per cui dovremmo fermarci. Anzi, dobbiamo mettere a frutto quelle che sono le conoscenze per far sì, come dicevo, che questo paziente sia sempre più informato, che si senta, si ascolti la voce dei pazienti che al tavolo delle istituzioni si portino le esigenze e le esperienze dei pazienti. Solamente un percorso fatto insieme può far sì che domani il paziente venga trattato al meglio e che, come dicevo, possa utilizzare al meglio le sue conoscenze, il nostro settore e, d'altra parte, anche il paziente possa conoscere appieno quali sono le potenzialità. Noi abbiamo oggi almeno quattro sfide importanti, che sono certamente la ricerca e il ruolo del paziente nella ricerca è chiave, perché solamente ascoltando i suoi bisogni noi possiamo mettere in piedi degli studi che rispettino e ascoltino le voci. Due, abbiamo un problema di accesso all'innovazione e credo che anche questi corsi aiutino a far sì che l'accesso all'innovazione sia migliore. Abbiamo un problema di regionalizzazione, sappiamo spesso che le associazioni dei pazienti spesso vivono di queste divergenze tra nord e sud e questo deve essere una barriera che noi dobbiamo assolutamente abbattere. E quarto e non ultimo, noi abbiamo un grande problema che è quello di far sì che l'innovazione, le malattie rare di cui spesso sono affetti i pazienti, in qualche modo vengano indirizzati alla migliore cura.